Avete paura che un vostro collega, un vostro cliente, un vostro fornitore, un vostro studente abbia usato ChatGPT per rispondere alle vostre domande, per fare qualcosa che doveva fare invece una persona? Beh, c'è la risposta. OpenAI, il consorzio dietro a GPT-3, ha rilasciato un nuovo classificatore in grado di fare proprio quello, scovare se è stato usato GPT-3, che funziona, lo vediamo giusto in questa puntata. Ho fatto tutta una serie di esperimenti, così almeno li devo fare io e non li dovete fare voi. Io sono Matteo Flora e questa è una buona nuova puntata di Ciao Internet, mentre continuo a fare quello che faccio normalmente, l'imprenditore, il docente e il divulgatore. Ciao Internet, la notizia di quelle succose, direi. OpenAI, in un articolo che vi lascio in descrizione, dice di aver rilasciato un nuovo classificatore. Cosa fa questo classificatore? Prende una serie di contenuti, 1000 token, e cerca di classificarli. In altre parole, cerca di capire se sono stati scritti o meno da un'intelligenza artificiale. Quanto ci prende? Non tantissimo, a dire la verità. Se vi aspettavate di avere finalmente il modo di scoprire chi ha usato GPT-3 per fare quelle cose che doveva fare una persona, forse non è questo effettivamente il momento. Partiamo da proprio i dati. L'articolo stesso ci dice che nella lingua inglese classifica correttamente il 26% degli articoli scritti come AI, credo che l'abbia scritto un AI, mentre invece nel 9% dei casi non fa nient'altro che scrivere che qualcosa è stato scritto con una AI, quando in realtà scritto da una AI non lo è. Proviamo un po'. Ho fatto una serie di test proprio per vedere come funziona. Questa è l'interfaccia in cui noi ci ritroviamo quando proviamo ad arrivare. Mi chiede un numero di test, cioè mi chiede un tot di testo. Ad esempio, gli posso dare questo testo che è stato scritto da GPT-3, faccio submit, cioè faccio invia, e mi dice che il classificatore considera possibile che sia stato generato dalla AI. Mentre invece scrivo qualcosa come umano e mi dice è altamente improbabile che sia stato generato con GPT-3. Partiamo da una serie di esempi che secondo me sono fondamentali. Il primo è uno dei più famosi. Questo articolo del Guardian, che si intitola "Un robot ha scritto questo articolo, sei spaventato adesso, umano?", ed è stato scritto in tempi non sospetti, perché comunque eravamo nel 2021, ma anzi da settembre del 2020, lo stavo vedendo adesso, dalla prima versione di GPT-3 che era ancora in beta. I giornalisti raccontano che cosa hanno fatto e dicono: questo articolo è stato scritto da GPT-3, il generatore, cosa è stato fatto? È stato chiesto, scrivi uno short op-ed di 500 parole su questo, in più gli hanno dato un'introduzione. I prompt erano stati scritti da Liam Poor, un collaboratore del Guardian, e a una serie di risposte semplicemente hanno appiccicato insieme, fatto taglia e incolla di una serie di risposte per fare in modo che fosse più articolato. Ho scelto un pezzo in maniera totalmente casuale, prendendo un pezzo in mezzo, e ho copiato questo pezzo e messo nel classificatore. Il risultato... non iniziamo bene, perché questo piccolo pezzo in mezzo viene classificato come very unlikely, cioè è molto improbabile che questa cosa sia stata scritta da GPT-3. E stiamo parlando di un qualcosa che non solo non abbiamo il motivo di dubitare che sia stato scritto da GPT-3, ma è dichiarato come tale. Nel senso, lo sappiamo per certo perché è dichiarato come scritto da GPT-3.
di male in peggio, eh. Abbiamo preso, ho preso un testo scritto da me invece insieme a Daniele Chieffi. Quando vedete qualcosa scritto da me insieme a qualcun altro, vuol dire che io ho scritto alcune delle idee e le altre persone le hanno messo in un italiano corretto, in questo caso Daniele, che è un bravissimo professionista. Ho preso anche qua un pezzo più o meno in mezzo e l'ho buttato nel classificatore di testo. E qui ci dice che è likely AI generated, che è probabile che sia stato scritto da una AI. Non credo che Daniele sarebbe molto contento di questo risultato. Ho fatto un'ultima prova, che è quella che secondo me sono più applicabili alla realtà, partendo io dal far generare qualcosa a questo punto in lingua inglese, perché secondo me il problema principale qui è la lingua italiana. Ora, prendo e faccio creare una storia di un gatto pigro e mi scrive la storia di Mittens, calzini. La scrive, quello che è, eccetera. La prendo, la incollo e qui ci becca. Perché possibly AI generated è il livello più alto, è quello che dicono direttamente, se vi ricordate, all'interno del... del loro, ah no, likely, pardon, possibly, neanche al massimo, ci prende un pochettino. E quindi una roba che è palesemente generata dall'AI mi dice che, bah, sì, forse è generata dall'AI. Faccio notare che è esattamente la stessa cosa incollata. Ma tanta gente non sta utilizzando GPT-3 proprio per questo motivo, per il fatto di non essere beccati, non sta utilizzando GPT-3 così com'è, ci mette un attimo mani, o alcuni utilizzano dei motori che servono apposta per fare dei parafrasi di alcuni testi ed evitare il plagio. Ho fatto la stessa cosa, cioè ho aperto uno di questi sistemi, in questo caso ho scelto Quillbot, che è uno dei più famosi, e come vedete prende un testo sulla sinistra e modifica alcune parole, modifica come è stato scritto, modifica e rigira la costruzione della frase. Ho fatto la stessa cosa e l'ho applicato al testo, e a questo punto il classificatore mi dice che non è chiaro se è stato scritto da una AI oppure no. Ci sono un paio di considerazioni che vanno fatte sulla cosa a valle. Allora, la prima è che a quanto pare non è così facile capire se qualcosa è stato scritto o meno da un'intelligenza artificiale, e qui ci sarebbero tante cose da raccontarvi, tanti dietro le quinte, anche di quello che ho messo io all'interno, ci sono un paio di easter egg all'interno del video. La seconda è se ha senso chiedere se qualcosa è stato scritto da una AI o meno. Mettiamo caso che io abbia pagato qualcuno per fare un lavoro e che voglia che questo lavoro non venga fatto da una macchina, ma da un essere umano. È una domanda lecita, perché alla fine, se il risultato che io ho ottenuto è qualcosa che soddisfa il mio bisogno, di cui sono contento, di cui apprezzo il risultato, beh, che sia stato scritto da un essere umano o da una macchina non dovrebbe cambiare in realtà poi molto. Sì, vi sento dicendo, vabbè, ma allora il capitalismo guadagna di più. No, il professionista magari non ha messo delle 10 ore che ci metteva per fare quel lavoro, 9 ore nel buttare giù più o meno la massima e un'ora nel riguardarlo, magari ci ha messo le stesse 10 ore, ma ci ha messo un'ora, mezz'ora con ChatGPT per buttare giù la parte di massima e 9 per sistemarla talmente bene da essere un lavoro di qualità molto superiore a quella che avrebbe avuto semplicemente buttando giù le cose, perdendo un sacco di tempo nel riempire il foglio la prima volta per poi elaborare il tutto. Continuo a pensare, inizio a pensare, forse è giusto perché sono poco tempo, che questa è la configurazione che più spesso vedrà utilizzato GPT-3, non tanto il fatto che sostituisca, quanto il fatto di avere più tempo a disposizione per migliorare, per rimettere a posto, per mettere le mie idee all'interno di un lavoro più o meno predigerito. E per quelli che dicono, vabbè, ma allora gli studenti e le varie parti, non lo so, io sono uno di quei docenti che fa fare agli studenti
gli esami open book, cioè possono consultare quello che vogliono. Perché? Perché sono assolutamente convinto del fatto che se pongo delle domande di ragionamento di un certo tipo, tu debba avere non una infarinatura di conoscenza sulla materia, ma tu debba potermi rispondere, e sia più o meno costretto a rispondermi, utilizzando quella parte della conoscenza che abbiamo discusso assieme. Provo a fare un esempio. Se io ti chiedo la definizione di reputazione, o se no, ancora meglio, se ti chiedo, dimmi partendo dalla definizione di reputazione quanto valgono i portatori di interesse, gli stakeholder, tu puoi prendere mille diverse definizioni, ma dovrai usare quella di Steve Knock per quanto mi riguarda, perché è la definizione che abbiamo visto nel corso. Se me ne usi un'altra, anche molto sofisticata, me ne accorgo del fatto che no, non è farina del tuo sacco, no, non è quello che io volevo. E in questo caso si passa all'orale. Certo, non faccio testo, capisco quelli che hanno migliaia di studenti da gestire, capisco che possa essere un problema, ma più vado avanti e più penso che il problema non sia scovare se qualcosa è scritto con GPT-3 o meno, ma sia scovare quanto tempo macchina e quanto tempo di cervello uomo io ho dedicato nel fare un determinato tipo di task. E se GPT-3 mi consente di spostare un po' del tempo a disposizione dal pigiare tasti a caso o cercare su internet al rimettere a posto il mio ragionamento, beh, per quanto mi riguarda, assolutamente ben venga. Poi sono ancora idee mie. Vi siete iscritti al canale? Abbiamo parlato un sacco di GPT-3, continueremo a parlare di AI generative. Secondo me è il caso che lo facciate. Chiudiamo dicendo, ma quindi funziona o non funziona il classificatore? Funziona o non funziona lo strumento per trovare se è stato scritto da GPT-3 o meno? No, direi che momentaneamente mi fido molto di più del tirare una monetina. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed essere stati parati.